ringrazio sia te che Nino Allora, per le 19:51 minuti in questo venerdì 26 aprile, un venerdì parecchio interessante, credo. Direi che è una giornata nutrita, diciamo, di contenuti. E dopo questa 2 ore e mezza quasi dedicata alla cultura in senso, non in senso stretto, in senso largo, quindi non solo come approfondimento personale, torniamo a occuparci di qualcosa che per me è legato a doppia mandata, alla cultura nel nostro paese come volano per l'economia. E ovviamente parliamo di economia, ma con chi ne parliamo? Ne parliamo con i nostri amici del meetup francese, perché andiamo direttamente a Parigi con Mike e con Massimiliano Gambardella, che conoscete per la sua passione per l'open source, per essere soprattutto un esperto di open source. Ma questa sera no, ospite, un ospite molto importante, un docente di economia, e soprattutto il professor Nino Galloni, che abbiamo già conosciuto sul nostro blog. Quindi in diretta, in realtà da Parigi, io do la linea a Max Gambardella. Ci siete già, ragazzi? Potete già parlare, possiamo interloquire pure. Perfetto, buonasera a tutti. Ciao. Eccoli, Mike, adesso vedo Massimiliano. Buonasera ragazzi, come state? State Buon bene? posto. Ti ringraziamo Ma e figurati. ringraziamo anche il professor Galloni che sta al telefono con noi, se mia moglie non si porta via il telefono. Senti, quanto farete, Max? Spieghiamo alle persone che ci stanno guardando in questo momento come strutturate questo intervento del professor Galloni, quanto durerà, insomma, per capire un po' di che cosa parlerete, come è strutturato questo mini Allora, contenitore improvvisato, in questo realtà, che non intervento. sapevamo che c'era. Allora, all'inizio dovrà essere strutturato online, però per i soliti problemi tecnici che ogni tanto ci arrivano, il professor Galloni ce l'abbiamo qui al telefono, ma vi mostreremo una foto appena tecnicamente riusciamo a metterla sull'hangout. Allora, il titolo fondamentalmente anticipa un po' tutto, però lascio Mike, che è lui l'ideatore di questa idea, fare la presentazione iniziale. Dai, Michele. Grazie, grazie Max. Allora, buonasera a tutti. Ci scusiamo per l'inconveniente tecnico. Siamo qui per parlare di cosa? La trasmissione si intitola Anticipare la crisi economica con 3 azioni concrete. Quindi l'abbiamo sintetizzata in agire in 3 mosse. Allora, vorremmo questa sera avere dal professor Galloni prima di tutto una definizione di che cos'è la crisi economica, perché si parla di anticipare, ma qui la sensazione imperante è che siamo già nel pieno della crisi economica. Quindi cos'è una crisi economica e quali sono le 3 azioni, secondo lui, fondamentali perché subito si possa incidere su questa cosa. Quindi Max gestirà tutto la baradà Se andiamo indietro nel tempo, alle radici di questa crisi, dobbiamo sottolineare 2 aspetti che risalgono a più di 30 anni fa, quando si è negata la sovranità monetaria dei singoli paesi, impedendo loro di fare investimenti pubblici, e quando è cominciata tutta la politica di flessibilizzazione dei salari del lavoro, che in realtà ha dato una riduzione del reddito. Scusate, c'è un problema, Max. Mi senti? Max? Non sentiamo Nino. Più, gli operatori di borsa vedevano che non c'erano abbastanza profitti in borsa e cominciavano a Nino, Nino, smettere. scusa se ti interrompo. C'è stato un momento in cui è saltato l'audio. Colpa mia che cercavo di mettere la tua foto. Allora, eravamo arrivati al punto in cui parlavi della perpendicolarità monetaria. Allora, prima di tutto. Due mosse le radici della crisi si possono identificare, si possono vedere. La prima riguarda la perdita di sovranità monetaria degli stati per impedire loro la possibilità di fare investimenti pubblici. La seconda è l'inizio della flessibilizzazione del lavoro, che significava riduzione dei salari e riduzione delle libertà sindacali. Questa cosa è cominciata negli anni 80, si è sviluppata negli anni 90 e ha portato a una perdita di reddito delle famiglie. Quindi ci siamo andati a ricacciare in una situazione simile a quella che aveva determinato dove
pensioni e salari erano cresciuti molto meno della produttività. Quindi a un certo punto si produceva, ma non c'erano abbastanza persone o capacità di reddito o domanda per assorbire i prodotti. Quindi si cominciano a vendere, c'è la crisi. Da quella crisi si uscì inventandosi tutto, la possibilità di veder crescere i salari, di fare funzionare le pubbliche amministrazioni, di fare investimenti pubblici, e questo crea la crescita fino a tutti gli 80 della classe media. Ma questo si accompagna con una crescita di democrazia che non è sopportata dai poteri economici e finanziari, per cui si inventano di ritornare indietro, come ho già accennato. Poi in pratica su questa crisi, che comincia ufficialmente nel 2001 come crisi dell'economia reale, si innestano tutta una serie di problematiche finanziarie che caratterizzano questa crisi, in cui abbiamo anche un'assoluta carenza di liquidità, nel senso che le banche dopo gli anni 90 ritornano ad essere universali, cioè possono fare sia speculazioni sui mercati finanziari, Nino, scusa se ti interrompo, però mi farebbe piacere un attimino puntualizzare dei termini economici che hai utilizzato. Allora, me ne sono segnati tre, così da ben far capire anche ai nostri, come li chiama Matteo, mi dimentico sempre. Interattori. Interattori, cioè le persone che stanno su internet e che interagiscono con noi, che ci faranno domande, anzi invito a farci delle domande, soprattutto nella chat. Allora, prima di tutto hai parlato di perdere la sovranità monetaria. Puoi, in sintesi, dirci che vuol dire sovranità monetaria? Cioè la moneta non è più nostra? Alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, quando il tesoro aveva bisogno di denaro, emetteva dei titoli. E lì faceva comprare agli operatori finanziari a bassi tassi di interesse. Se questi ultimi non coprivano tutta l'emissione, la Banca d'Italia li doveva assorbire a quel tasso di interesse il tesoro. Quindi in questo modo, se volevano, che ne so, costruire un ponte e servivano x mila miliardi delle vecchie lire, emettevano titoli a un tasso di interesse molto basso. La metà se li compravano le banche ordinarie che avevano bisogno di questi titoli nelle loro riserve o per altri motivi, o altri operatori che li domandavano, ed eventualmente l'altra metà se li comprava la Banca d'Italia. E mentre invece adesso cos'è cambiato? Cioè, perché adesso tu dici che abbiamo perso la... L'Italia non può più intervenire per comprare il residuo, cioè l'invenduto dei titoli, e questo fa aumentare i tassi di interesse enormemente. Perché anche se una piccola parte di questi titoli non è comperata dal mercato e la Banca d'Italia non interviene per comperare questa piccola parte, lo Stato, il governo, il Tesoro deve offrire un tasso di interesse più alto che va a riguardare tutta l'emissione di quel giorno. E quindi praticamente il debito pubblico cresce non perché lo Stato spende per attività produttive, per fare funzionare le istituzioni, per dare servizi, ma perché lo Stato deve pagare la sua moneta in modo esorbitante. Fermiamoci un attimo, Max, su questo tema, perché chiaramente queste sono delle ragioni che stiamo vivendo. Vorrei, però, visto che il tempo non è moltissimo, vorrei ritornare un attimo sul fatto di introdurre la crisi economica, cioè cosa si intende in parole povere, per le persone, perché crisi economica vuol dire capacità di non avere più capacità di acquisto. Cosa vuol dire? Esatto, vuol dire che... quello che stavo dicendo prima, è tutto il problema della flessibilizzazione del lavoro, che poi diventa flessibilizzazione selvaggia, precarizzazione, cioè salari bassi per la gran parte della gente, o addirittura difficoltà a trovare un lavoro, perché se l'economia va sempre peggio ci sono sempre meno opportunità di lavoro. Perfetto, quindi ci siamo già in buona sostanza, perché si sente parlare di licenziamento. Allora, le radici della crisi, ho già detto, le andiamo a trovare all'inizio degli anni 80, quando si commettono
d'accordo. La perdita di sovranità monetaria e quindi la fine degli investimenti pubblici come strumento per tenere in movimento l'economia quando necessari, ovviamente, da una parte, e la flessibilizzazione del lavoro, cioè la riduzione dei salari e degli stipendi della gran parte dei cittadini, delle persone, degli operai, degli impiegati, cioè della maggior parte della gente, ovviamente. Chiaro. Dopo gli anni Ottanta, non a caso, riparte la divaricazione retributiva fra i dirigenti, che vanno sempre meglio, ma sono sempre di meno anche loro, e il resto della popolazione attiva, dei lavoratori, che invece vanno sempre peggio. Perfetto. Quindi diciamo la domanda non sì. La fanno i dirigenti o i ricchi, certo. O quell'1% di fortunati. La domanda la fa il 99% della popolazione. Chiaro, chiaro. Il 99% della popolazione si impoverisce, è chiaro che l'economia è in crisi. Nino, quindi è chiaro che quello che è successo, quindi che è iniziato nel 1980, che sono passati praticamente quasi 23 anni, oggi arriva praticamente 33, scusami, hai ragione, ragionavo ancora matematica, ma non sono granché. Quindi dopo 33 anni siamo al picco o il peggio deve ancora venire, in buona sostanza, secondo te? Deve ancora venire, ma poi vedremo che ci sono dei modi per evitarlo, perché a questa crisi che viene, come dire, se ne ha piena consapevolezza a partire dal 2001, si aggiunge nel 2007 la mancanza di liquidità nel sistema dell'economia reale, in quanto, come stavo dicendo prima, gli operatori finanziari, che poi sono gli stessi che dovrebbero finanziare anche l'economia in senso sano, ma non lo fanno, vanno a speculare sui mercati finanziari nell'idea assurda di avere rendimenti maggiori di quelli dell'economia reale, e realizzano perdite ingentissime, pari a decine di volte il PIL mondiale, e quindi tutta la liquidità che le famiglie, le imprese e la stessa economia criminale immettono nel sistema attraverso le banche, questi trasferimenti non sono più sufficienti a garantire equilibrio all'interno delle banche. Quindi che cosa succede? A quel punto nel 2007 salta il sistema interbancario, perché nessuna banca presta più alla vicina, perché ognuno sa che i comportamenti sono quelli assolutamente scorretti che prevalgono, e quindi cominciano ad intervenire le banche centrali, all'inizio quella del Giappone e quella americana, e immettono liquidità per valori stratosferici. Poi dopo il 2011 anche la BCE si aggrega, cioè si piega alla politica di quantitative easing delle banche centrali giapponese e americana, e quindi viene immesso nel sistema finanziario internazionale, per sostenere le banche nelle loro attività devastanti, qualcosa come 30 mila miliardi di dollari. Nino, scusa se Nino, il debito pubblico americano, ecco, non riesco a... Quindi la crisi attuale è caratterizzata da due fenomeni: l'impoverimento degli stati, l'impoverimento della gente, la mancanza di liquidità nel sistema, che viene confusa con mancanza di possibilità di crescita. Nino, volevo farti una domanda. Allora, hai sollevato due vocaboli economici, che sono economia reale e liquidità. Ok, visto che non tutti sono, mi viene dall'inglese famiglia, in ogni caso non tutti quanti hanno ben in testa di cosa si parla quando si parla di economia reale, ecco, potresti un attimino spiegarci che cos'è l'economia reale e qual è quindi la differenza tra quello che proprio in maniera spicciola? Ammettiamo che io vada al ristorante e compri qualcosa per, diciamo, 20 euro, al momento di pagare mi accorgo che mi sono dimenticato il portafoglio, non ho assegni, non ho carte di credito, non ho contante. Allora, che cosa succede? Vengo arrestato perché sono andato lì a mangiare al baffo,
dire, è una catena di eventi che tante volte anche nella cinematografia americana sono stati raccontati sia in modo drammatico sia in modo umoristico. Questa è una mancanza di liquidità, cioè io ho la possibilità, ma in quel momento non ci posso contare. Quindi al limite vado dallo strozzino e per avere un piccolo prestito devo vendere i gioielli di famiglia. Ecco, questa è la situazione nella quale si trovano i sistemi, soprattutto i sistemi statali dell'Europa, pensiamo a quello che è successo a Cipro, la Grecia, ma soprattutto il paese più importante che è l'Italia, in quanto in questo momento si sta confondendo il fatto che l'Italia abbia difficoltà a crescere, a svilupparsi, a fare le cose giuste e la mancanza di liquidità delle, ad esempio, delle pubbliche amministrazioni. Per cui si confonde quello che succede in una spesa che è stata programmata, per cui c'è stato stanziamento, per cui c'è stato impegno, per cui imprese e i lavoratori hanno fornito un servizio, un appalto, una cosa del genere, e il loro pagamento. Per cui poi lo Stato e le amministrazioni che hanno questo debito non sanno come pagarlo e si devono emettere altri titoli e quindi altro debito per fronteggiare questa situazione. Quindi noi dobbiamo rimettere l'economia in piedi, rimettere al centro di essa la parte reale, non la parte finanziaria, che comunque è importante, ma deve servire l'economia reale. Quindi da una parte l'idea che l'economia finanziaria possa dare rendimenti maggiori stabilmente di quelli garantiti dall'economia reale è un gravissimo errore, che però si continua ad accettare, perché le banche centrali continuano a dare liquidità illimitata alle banche che fanno le speculazioni senza dirgli di smettere, quindi senza reintrodurre la netta separazione. Questa è la prima cosa da fare, quindi una netta separazione tra i soggetti che intervengono sui mercati finanziari per attività speculative e i soggetti che devono dare credito all'economia. Ok, perfetto. Volevo a questo punto. Questa è la prima cosa. Volevo riportare un attimino sul titolo e sul provare a dare anche del nostro piccolo, dei suggerimenti, mettiamola così. Allora, ci sono sostanzialmente tre azioni, o almeno tu ci raccontai questa cosa, infatti anche nel titolo abbiamo messo, agire in tre mosse. Agire, quindi, quali sono sostanzialmente almeno questi tre punti e agire in che senso? Allora, le mosse da fare sono, prima di tutto, la netta separazione, reintrodurre, perché c'era prima, la netta separazione tra i soggetti che devono fare interventi sui mercati speculativi finanziari internazionali e quelli che devono assicurare il credito all'economia. Perché se non si fa questa fondamentale prima operazione, primo passo, si sta parlando solo di aria fritta. Poi, per quanto riguarda i debiti delle pubbliche amministrazioni, è possibile che immediatamente si emettano dei certificati di credito erariali. Cioè, in sostanza, le amministrazioni, una volta che hanno stanziato, impegnato e sono debitrici nei confronti di aziende, eccetera, stiamo parlando di 100 miliardi in Italia in questo momento, circa 90-100 miliardi, emettono immediatamente un titolo di credito erariale, che può essere utilizzato come moneta fiduciaria, può essere depositato in banca e soprattutto può essere utilizzato per pagare i debiti dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cioè tasse e tributi. Questa è chiara, questa prima proposta? Sì, allora, mi è abbastanza chiara. Ti volevo però fare una domanda. Sì. Che tra l'altro viene dalla chat, più che una domanda è un commento. C'è Alessandro in chat che scrive che fino al 2050 la popolazione mondiale non tenderà a diminuire, però la produttività è aumentata, ma meno persone sono impiegate. Quindi chi consumerà
cosa e come? Questa è la domanda. Allora, innanzitutto, è bella questa cosa e soprattutto a fronte di ciò cosa accade? Non c'è dubbio che noi abbiamo due tipi di follia. Allora, una follia è quella di pensare che le capacità produttive, la produzione, la crescita, lo sviluppo vadano avanti in modo incontrollato e irresponsabile. Un'altra è l'altro lato della follia, è quella della cosiddetta decrescita. In realtà noi dobbiamo puntare su una riqualificazione dei consumi, delle attività produttive, perché se noi rendiamo convenienti o necessarie per le imprese introdurre tecnologie più avanzate che inquinano di meno e che utilizzano meno risorse per unità di prodotto, noi abbiamo trovato la soluzione. Non so se è chiaro il concetto. Sì, no? Sì. Questo è il concetto fondamentale. Questo è il concetto fondamentale, perché se noi pensiamo che si possa puntare o sulla decrescita o su una crescita illimitata e irresponsabile. Ma puoi spiegare un attimino meglio? Quasi simmetrici. Cos'è la decrescita? Allora, cos'è la decrescita in due parole e perché a questo punto gli stati stanno puntando sulla decrescita? Cioè, perché questa follia collettiva? Dunque, si punta sulla decrescita perché si crede che continuando a crescere in modo indifferenziato, illimitato, ripetendo la storia, per esempio in Cina, in India, in Russia, di quello che è stato la crescita industriale e consumistica dei paesi occidentali, si vadano ad intaccare risorse sempre più scarse, che non sono illimitate, senza peraltro creare livelli occupazionali soddisfacenti, perché c'è una rincorsa al profitto che fa vendere sempre di più, ma cercando sempre di pagare di meno il lavoro. Quindi a questo punto il modello, diciamo così, della decrescita è sostenibile solo con una riduzione della popolazione mondiale. Siccome non ci sono le condizioni, grazie a Dio, per questa decrescita demografica, allora purtroppo non ci sono neanche le condizioni per la decrescita economica. Parimenti non si può, come dire, buttarsi esattamente dall'altra parte e credere di costruire, per esempio, illimitatamente, che ne so, infrastrutture o beni di consumo, mezzi di trasporto, eccetera. Bisogna avere quel livello di produzione che sia sostenibile e che nello stesso tempo garantisca da una parte una crescita economica che la quale a sua volta consente anche di creare reddito di cittadinanza, pensioni adeguate per tutti e non solo per i pochi privilegiati, in un ambito di un equilibrio economico del tutto programmabile. Ecco. Allora, una delle domande che viene fatta più spesso sia ai ragazzi del Movimento 5 Stelle che noi facciamo anche quando, anche dai semplici cittadini, vediamo un politico proporci una prospettiva, è il come. Certo. Quindi diciamo la differenza che vogliamo fare noi con questo tipo di interviste a esperti è proprio, quale sei tu, è proprio quella di provare anche a suggerire un come. Quindi adesso la domanda cruciale, come? Allora, a parte che io ho predisposto un disegno di legge per fare la separazione tra gli istituti finanziari e le banche di credito, e parimenti un articolato che riguarda i certificati di credito erariale di cui ho parlato prima, poi aggiungerei dei buoni acquisto che nell'ordine dei 200 euro al mese l'INPS può accreditare ai lavoratori dipendenti, ai parasubordinati e ai pensionati che non superino i 2500 euro netti al mese di reddito, mesi circolando e
loro volta per pagare le tasse, quindi di fatto sono moneta, contribuirebbero a risollevare le sorti del paese, perché non ci dobbiamo dimenticare che oggi noi la caratteristica anche rispetto alle crisi del passato, del secolo scorso, di due secoli fa e precedenti, è che noi oggi viviamo in una situazione di potenziale abbondanza, cioè oggi si produce di tutto di più, probabilmente anche troppo, non so se è chiaro. Non è che allora, no, le crisi danno tutti i torti. Allora, ferma un secondo. Allora, che vuol dire? Com'è possibile che stiamo in... Scusa se ti interrompo, Nino. Comprare queste cose, quindi quello che devi fornire. Nino, scusa se ti interrompo un attimo, ma allora, hai detto una cosa, hai detto stiamo in una sostanziale abbondanza anche troppo. Sì. Allora, diciamo, leggenda economica vuole, quando c'è molta offerta, il prezzo dovrebbe abbassare, quindi noi dovremmo avere tutti la possibilità di acquistare di tutto. Però ci sono i costi. Esatto. Puoi spiegare questo? Non può passare sotto i costi, se non eccezionalmente. Ok, e quindi questa abbondanza che abbiamo va a beneficio di chi? Questa abbondanza in realtà è un potenziale, non va a beneficio di tutti, questo è sicuro. Poi il fatto che pochi riescono a lucrarci sopra è un altro affare, non è la questione cruciale. La questione cruciale è che non riusciamo a vedere il nesso che c'è fra la moneta e la produzione, per cui crediamo che se mettiamo più moneta nel sistema viene l'inflazione. Invece è stato dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio teorico e pratico, che non è così. L'inflazione avviene quando, immettendo moneta nel sistema, non ci sono i beni e i servizi richiesti. Allora certo che scoppia l'inflazione. Se io mi presento in un supermercato con in tasca 1000 euro e voglio fare una spesa di 50 euro, ma c'è solo una cipolla e tutti vogliono quella cipolla, alla fine la pago 1000 euro e quella è l'inflazione. Ma perché nel supermercato c'è solo una cipolla, ma ci rendiamo conto oggi quanto produciamo da mangiare, da vestire, automobili e tutto il resto? Ce ne sarebbe per tutti. Il problema è che la gente poi non ha i soldi in tasca per comprare le cose. Quindi è chiaro che la vera crisi sarà quando si ridurrà l'offerta, si ridurrà la produzione a livello tale che poi immettendo moneta si avrebbe l'inflazione. Ma ancora siamo lontani da questa situazione. Puoi spiegare in due parole cos'è l'inflazione, giusto per farla in maniera semplice? Sì, in modo molto... Molto maccheronico. È quando la moneta perde di valore. La vera inflazione è quando la moneta perde di valore. Quando tu, ad esempio, esci da una guerra che l'hai persa, il paese è distrutto, non sei più in grado di produrre nulla, quindi la gente può avere anche vagonate di questa moneta, ma siccome non c'è nulla, con una vagonata compri appunto una cipolla. Ecco l'inflazione, adesso detta in modo molto, okay, molto banale. Quando ci furono i forconi un anno e mezzo fa che bloccarono il rifornimento dei supermercati, i prezzi stavano salendo nei supermercati, perché non si trovava più la pasta, non si trovava più il pomodoro, non si trovava più una bottiglia di vino, hai capito? Perfetto, sì, no, ci... sì. Credo che sia una definizione abbastanza chiara. Stavo cercando di vedere in chat, anzi, rilancio ai ragazzi che stanno in chat, se ci sono dei termini che non sono chiari o se avete domande, visto che abbiamo l'occasione di avere qui con noi il professor Nino Galloni, se ci sono domande fatele, che è un'occasione da cogliere. Allora, ti chiederei cortesemente di ricapitolare un attimino, proprio in due parole, la prima azione. Io vorrei concludere le proposte e partire sulla seconda, sì, con l'ultima e poi ricapitolo. Va bene? Allora, quindi abbiamo detto una, quindi ci manca la seconda e la terza. No, allora diciamo che sono 3 più 1. Okay. La più 1 è la prima, è la netta separazione tra i soggetti che fanno attività speculative sui mercati finanziari e le banche di credito ordinario. Il ripristino della netta separazione per questi due soggetti. Questo è il contesto nel quale ci muoviamo. Cioè, poi, allora, che vuol dire?
Come che vuol dire? Allora, io so cos'è una banca ordinaria e una banca, diciamo, d'affari, No, perché però. adesso le due cose sono mischiate, questo che ha incasinato la Esatto, però puoi finanziaria. spiegare che cosa, qual è il ruolo di una banca d'affari e qual è il La ruolo di banca una banca d'affari ordinaria. raccoglie risparmio e lo investe. Quindi fondamentalmente fa quello che è il, diciamo, Promette nell'immaginario collettivo. rendimenti a redditività al capitale Ok, o alloca investimenti industriali, eccetera, più o diciamo meno. che per farla semplice la banca È quello ordinaria. che fa un broker di borsa, va in borsa, emette titoli con garanzie su collaterali. Poi adesso questo è un discorso, ovviamente potremmo stare ore a parlare di che cos'è la finanza, di come si comporta la finanza, di tutta una serie di attività, riparso, vendite con lo scoperto, a riparso, eccetera, insomma sono tante, o i derivati, i titoli tossici, i collaterali fasulli e tante altre cose che stanno appunto rendendo ingestibile la liquidità del sistema. Allora, Nino, c'è un complimento da parte di Daniele che ha detto che è un ottimo linguaggio, Meno male. quindi almeno dalla chat abbiamo un feedback che tutto sta andando in maniera più che comprensibile. E c'è una domanda eccolo qui, di Emanuele, che è una domanda molto larga, quindi semmai se riesce a darci una risposta concisa, perché veramente cioè, sta facendo la domanda da 1 milione di dollari. Qual è il modello economico ideale per questo paese, per l'Europa e non per l'intero globo? Cioè esiste una soluzione che eviti queste crisi o che comunque sia ideale da poter gestire o per il paese o per l'Europa o se non no, per tutto il Allora, mondo? è un modello in cui sia gli investimenti dei privati, sia gli investimenti della pubblica amministrazione siano seri. Cioè, in pratica, io prevedo di costruire un ponte, so che mi deve costare tot, so che mi servirà per agevolare le comunicazioni di là e di qua, oppure io voglio costruire un'azienda di scarpe con le molle e allora devo sapere che il pubblico me le comprerà perché ho fatto uno studio di mercato, eccetera, eccetera. Finanziare queste cose è facile se noi capiamo cos'è la moneta, cioè mettiamo a disposizione dei privati a tassi bassi di interesse e credito, mettiamo a disposizione dello Stato quella moneta che gli serve per effettuare gli investimenti. Se noi mettiamo a disposizione della moneta agli stati e ai privati per fare delle cose che non funzionano, che non danno reddito, che non possono avere successo, noi ci condanniamo alla rovina. È chiara la differenza? Questo Chiaro. è il problema. Mentre finora si ragionava in termini, ah, ci mancano le risorse per fare l'investimento, ci mancano le risorse per fare questo, per fare quell'altro. In realtà oggi noi abbiamo una grande abbondanza di risorse umane, monetarie, naturali e di tutti i tipi, però le dobbiamo saper gestire. Per esempio, le risorse naturali bisogna minimizzarle per unità di prodotto, perché se no è ovvio che non è che possiamo sprecare l'acqua, per fare un esempio, no? Però se non riusciamo a utilizzare l'acqua nel miglior modo possibile, ce n'è abbastanza. Pensate per esempio all'acqua potabile, allo scioglimento dei ghiacciai dei poli. Perché non si va a sfruttare quell'acqua lì che in certe situazioni costa di più del petrolio? Perché non si va a raccogliere quell'acqua? Ma non è che mancano i soldi, la moneta, le risorse finanziarie per andare a svolgere un'operazione del genere? Faccio un altro esempio così ci capiamo. Se io progetto di andare su Marte, il problema è che io posso stampare tantissima moneta, pagare gli scienziati, pagare gli operai, pagare gli astronauti, costruire le astronavi, costruire un sistema per rifare l'atmosfera su Marte. Se poi tutta questa attività ha successo, cioè funziona, cioè può andare, può funzionare, ecco che quella moneta mi ritorna. Non è un problema, non so se è chiaro il concetto, Sì. che non è più collegata con loro la moneta di cui noi oggi abbiamo a che fare. Noi oggi non siamo più come prima del 1971, che c'è un certo tipo di aggancio della
certo. Allora, Nino, sì, anzi, sarebbe interessante, visto che hai toccato questo argomento e che è data in chat un commento del genere, adesso non riesco a trovare da chi, che praticamente diceva, ecco, da Kurgen, che una moneta non collegata a materie limitate come oro e argento, e poi c'è una moneta, diventa una moneta fasulla perché è limitata, mentre le risorse naturali sono illimitate. Quindi ci sta questa moneta, lui la chiama moneta digitale, la chiamerei virtuale, che non vale niente. Allora, spieghiamo un attimino bene questo concetto, perché diciamo nell'immaginario collettivo si anche studiamo, a volte anche a scuola, della moneta legata all'oro, poi non è più legata, poi è legata al dollaro. Quindi... La moneta oggi può essere illimitata, e lo hanno dimostrato le banche centrali garantendo mezzi monetari illimitati a favore della speculazione, per reggere la domanda di liquidità che si generano con le loro pezze. È chiaro? Quindi, perché quando è 50, 60, 70 volte il valore dei titoli tossici, quello della produzione di questo pianeta, è ovvio che stiamo parlando di moneta illimitata. Questa non è la soluzione del problema, chiaramente. La soluzione del problema è creare quelle attività produttive, fisiche, reali, utili, per le quali, visto che c'era la moneta illimitata per fare la speculazione, è possibile che non ci sia abbastanza moneta per fare gli investimenti produttivi, utili, reali? Questo è il passaggio che l'umanità deve digerire per andare avanti. Ok. Adesso ne approfitto, visto che stiamo facendo queste domande, Io volevo sembra... finire le Ah sì, ok, mie proposte. allora dai, finiamo le proposte, che c'hai ragione, e poi passiamo alle altre domande di Dora, Gabriella e... Subito. Ok. Adesso io riassumo rapidamente la prima cosa l'abbiamo detta e ridetta, e cioè la netta separazione tra i soggetti che fanno queste attività speculative e E quelli che poi, devono ok. assicurare il credito all'economia. La seconda cosa è ripristinare la sovranità monetaria, cosa che implica un rivoluzionamento dei pensieri dell'Unione Europea che dobbiamo favorire, però in concreto possiamo cominciare, come ho già accennato, a fare tre cose. Primo, l'emissione di certificati di credito erariali, per cui una volta che la pubblica amministrazione abbia un debito nei confronti di operatori privati, emette questo titolo che può servire come moneta fiduciaria, può essere emesso nei depositi bancari e soprattutto può essere utilizzato per pagare le tasse. La seconda cosa è la immissione da parte dell'INPS di buoni acquisto che siano accettati fra i privati, ma soprattutto accettati per i debiti fiscali, cioè per pagare le tasse e i tributi. Una sorta di moneta parallela o di Sì, buono una sorta di sconto. moneta parallela, esatto, però quando una cosa può servire per pagare le tasse, diventa moneta, e anche se immediatamente può non sembrare così. È importante cominciare a ridare liquidità al sistema e consentire alle amministrazioni di contare su un sistema di cassa razionale. Per fare questo, ultima proposta, quella che ancora non ho detto, è quello di mettere in piedi una banca pubblica, come hanno i tedeschi, come stanno facendo i francesi. Come dice Grillo, una banca che abbia come presidente il Presidente della Repubblica e che quindi è gestita da noi pubblici, cioè sotto il controllo dello Stato, in questo senso. Questo può essere, diciamo che va bene, poi bisogna vedere chi è il Presidente della Repubblica, è fantastico, perché è ovvio che l'importante sono le funzioni. Ora, questa banca prende mezzi monetari dalla BCE e partecipa alle aste dei titoli di Stato. In realtà la Cassa Depositi e Prestiti, una cosa del genere, la sta già facendo. Cioè l'Italia galleggia ancora e continuerà a galleggiare, secondo me, perché stiamo utilizzando il risparmio postale. La Cassa Depositi e Prestiti, in effetti, interviene nelle aste in qualche modo,
quindi fa abbassare lo spread, fa abbassare il tasso di interesse, potrebbe fare molto di più a determinate condizioni. Su questo io ho fatto una proposta che riguarda alcuni cambiamenti dello statuto della Cassa Depositi e Prestiti in modo di trasformarla in una vera e propria banca, ma di proprietà pubblica, completamente pubblica. E in questo modo c'è un articolo del Trattato di Lisbona che le consentirebbe di ricevere mezzi monetari dalla BCE per utilizzarli anche sul mercato primario dei titoli, non solo su quello secondario. Queste sono le quattro cose che dobbiamo fare subito se vogliamo salvarci. Ok, Nino, io ne approfitto per fare un attimo dei punti importanti. Per, diciamo, per, anche, per, anche diciamo, per sciogliere dei quesiti per chi non ne ha detto i lavori. Allora, ci sta una domanda in cui praticamente ci chiedono di chi è l'euro da parte di Max, e la risposta di Marco Padula è che è della BCE. Ora, effettivamente, se noi vediamo l'euro, adesso ne prendo uno in tasca, ma c'è anche il famoso spettacolo di Grillo, è firmato dal governatore della BCE. Quindi a questo punto l'euro fondamentalmente di chi è? Allora, l'euro, come tutte le monete che non hanno copertura aurea o qualcosa del genere, ha due nature, ha una natura fisica e una natura genetica. La natura genetica è quella più importante, cioè chi li possa fare, e cioè chiaramente la BCE direttamente o indirettamente, quello è il proprietario ed è un privato. Certo, capisco la domanda. Poi il pezzo di moneta è di chi lo possiede, del possessore. Ok. Legittimo, diciamo così. E poi volevo anche, diciamo, finalizzare un altro punto che ci chiedevano se sostanzialmente la moneta è falsa, da Libera Pensiero, che dice che praticamente i soldi che circolano sono falsi. Mi piacerebbe che spiegassi il concetto di fiducia che noi abbiamo nello Stato, e che quindi dà valore alla moneta. Se noi riconosciamo un bottone di ottone come moneta tra me e te, e lo utilizziamo per scambiarci qualche cosa, servizi o beni, sicuramente è un pezzo di bottone falso, però funziona come moneta. Che cosa si intende per falso? Per falso ovviamente si intende che uno si stappa i suoi euro che non sono quelli della BCE, ma di fatto è chiaro che sono falsi anche quelli della BCE, da quale punto di vista però? Dal punto di vista della BCE non sono falsi, sono falsi dal punto di vista di uno che volesse capire qual è il valore di una banconota di 50 euro, sarà un centesimo ovviamente, quello è il suo valore reale perché costa un centesimo stamparla. Se però l'euro perdesse completamente di credibilità e di valore, una banconota da 50 euro non varrebbe neanche un centesimo di non si sa che cosa. Perfetto, quindi proprio per ricapitolarla in semplice, siamo noi che, dando fiducia alle istituzioni... Sì, facciamo un paradosso. Ammettiamo che un falsario bravissimo riesca a mettere delle banconote che non si possono assolutamente riconoscere rispetto a quelle stampate dalla BCE. Quelle vanno in circolo, se non si possono riconoscere, se non si può distinguere queste sono false o non false. No, ma credo che il falso, però è così. Il falso è inteso come il fatto che non è legato a un qualcosa di reale limitato come l'oro, quindi rimane solo il valore di carta. In realtà questo euro, come questi dollari, sono legati sia alle capacità produttive, che sono, abbiamo già detto prima, abbastanza illimitate, quasi illimitate, diciamo così, per cui non c'è un problema di valore di tenuta di queste valute. Dall'altra possono essere imposte addirittura con le armi, come è successo con il dollaro, no? Perché quando alcuni potenti della terra volevano sganciarsi dal dollaro e pagare il petrolio in euro, oppure volevano
fare delle monete alternative, auree più o meno, eccetera, sono stati eliminati. È probabile che quella fosse stata avvertita dagli USA come una minaccia, ma agli inizi era una minaccia anche l'euro, poi in qualche modo evidentemente si sono trovati degli adattamenti. Perfetto. Ti giro una domanda di Dora Di Caprio, che tra l'altro saluto, sta qui, so che vive qui a Parigi, e fa una domanda molto, molto pratica, quindi una cosa pratica, 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 e ci chiede: qual è l'organo istituzionale che ha l'autorità per dividere nuovamente i due ruoli delle banche? Cioè, assodato che è giusto, a questo punto, volendo far fare una proposta ai nostri parlamentari, chi deve... Ha questo potere? Sicuramente il Parlamento. Pronto? Sì, ti sento, il Parlamento. Il Parlamento fa una legge e dice le banche entro 60 giorni devono dividersi secondo questi schemi. Ovviamente ci saranno i tecnici della Banca d'Italia, dell'ABI, del Ministero dell'Economia, del CICR, che ovviamente attraverso delle commissioni, io poi ti posso girare la mia proposta di legge, adesso sarebbe complicato spiegare tutti i passaggi, tutti i dettagli, No, però l'organo è il ci vuole una Parlamento. legge. Quindi l'organo è il Parlamento, E quindi certo, ci vuole una volendo. legge, le leggi le fa il Parlamento. Certo, Perfetto. è chiaro che anche il governo può fare un decreto legge, però poi Convertito dopo 6 mesi in deve essere legge. tradotto in una legge, no? Allora, c'è Gabriella Creti, che se non è anche lei di Parigi, che ci domanda: questa separazione per funzionare deve essere fatta a livello europeo? Internazionale, insomma, a che livello va fatta? La possiamo fare solamente in Italia? La deve fare tutto il mondo, solo l'Europa? Secondo me lo può fare anche un singolo paese. Ovviamente è chiaro che va a ridimensionare il settore finanziario, però sviluppa secondo me l'economia reale. Perfetto, c'è anche un'altra bella domanda di Ital. Che ci chiede, è troppo utopico pensare ad una moneta personale? Cioè, lui fa un esempio: dice, io idraulico emetto una mia moneta con la quale faccio acquisti ed è coperta dal servizio che posso offrire. No, la cosa non è affatto utopistica, la cosa è molto realistica e se dice questo vuol dire che ha capito perfettamente cos'è la moneta. Nella misura in cui lui emettesse una moneta che tutti sono in grado di sapere che sarà onorata perché lui è in grado di offrire queste attività produttive, perché è un bravo avvocato, perché è un bravo insegnante, perché è un bravo calzolaio, perché è un bravo panettiere, è chiaro che la cosa potrebbe funzionare benissimo. Se tutti ci potessimo fidare di quello che giuriamo di essere capaci di fare, ognuno potrebbe mettere la propria moneta e non ci sarebbero problemi. Ovviamente si sa che questo modello probabilmente sarà qualcosa del futuro, quando la gente sarà cresciuta mentalmente e spiritualmente, però certamente è giusto quello che dice lui, da un punto di vista teorico, non utopistico, teorico. Molto in teoria, allora mi viene in mente il modello Sheikh che fanno a Napoli, che so che conosci. Giusto per dirlo in due parole, gli Sheikh sono una Allora, sorta. praticamente se io faccio uno sconto, no? Però poi io vendo un paio di scarpe che costavano 100 euro e accetto dal consumatore 80 euro e 20 euro di check, no? È un buono Quello che rimane sconto. sostanzialmente. Dopodiché lui mi dà questo check al posto di 20 euro, cioè del 20% del valore della merce. E se io questo sconto a mia volta lo utilizzo per approvvigionarmi di materia prima o per pagare un servizio, O per andarmi a per mangiare una andare a pizza. comprare qualcos'altro, questo cammina e quindi lo sconto che cammina, così è nata l'idea. Ok. Ora, c'è una domanda di Sara Letizia, ti chiede se conosce il lavoro del giurista Auriti, Giacinto Auriti, Certo. che ha scoperto la grande truffa del prestito del denaro a debito e del signoraggio bancario. Se sì, che ne pensi? Allora, Auriti
è stato un grande, infatti lui diciamo era abbastanza di estrema destra, il mio maestro invece era di estrema sinistra, ma erano Ricordiamo Federico Caffè, perché Federico comunque Caffè, sì, grande ed erano economista. abbastanza amici, si stimavano, si parlavano e poi tra l'altro provenivano da due realtà vicine perché Caffè era di Pescara e Auriti era di vicino Chieti, quindi insomma un tiro di schioppo. Auriti dimostrò il suo sistema, che è quello del demurrage, cioè si conferisce una somma di denaro, di euro per esempio, 100.000 euro, mettiamo insieme, siamo in 10, mettiamo ognuno 10.000 euro ed emettiamo il doppio. Man mano che questa moneta circola, perde di valore finché non si torna agli originari 100.000. In questo modo lui dimostrò che praticamente il valore del denaro era virtuale, perché si poteva con il demurrage operare in questo modo. E poi vabbè, gli portarono via quello che aveva messo lui per dimostrare questa cosa, per cui rimase rovinato, ma questo è un altro discorso. Era uno che ci credeva. Sara Letizia parla anche del signoraggio bancario, Sì, il signoraggio che bancario è praticamente quello che scoprì Anna nel 1920, poi rinnegò questa cosa perché è una delle cose che, diciamo, tra virgolette, non si dovrebbero dire. Io ho scritto un libro che si chiama Il Grande Mutuo anni fa, per dimostrare che appunto la storia delle riserve del moltiplicatore bancario sono tutte delle favolette. In realtà la banca non ti dà nulla quando ti dà, che ne so, 200.000 euro mutuo. Sei tu che gli dai alla banca man mano che paghi le rate semestrali, mensili, annuali, dello stesso col tuo lavoro, con la tua attività, con le tue capacità produttive. Per questo va sfruttata meglio la capacità delle banche di creare denaro per finanziare attività produttive. Non è che va abolito il signoraggio bancario, va sfruttato a fini sociali. perfetto. E allora, cioè, ti provo a girare un'altra domanda di Giuseppe Maniscalco. Nel frattempo chiedo anche agli altri se hanno domande, a Michele cortesemente di scrivermi nella chat, così le riesco a seguire, e chiede quale sarebbe l'impatto, quindi, assodato che si può creare questa sorta di moneta parallela, che semmai riusciamo a farla anche come singoli, o io stavo anche immaginando, però questa è una domanda che ti voglio fare dopo. Quindi questa moneta parallela viaggia e qual è, chiede Giuseppe Maniscalco, l'impatto sul prezzo, per esempio, di gas, petrolio che noi importiamo dall'estero? Allora, dunque, sono due problemi diversi. Questa moneta personale, stiamo parlando di questa moneta personale, deve avere credibilità, quindi può essere spesa, io credo, Parliamo anche di una moneta alternativa qualsiasi, cioè sul riusciamo. circuito, sì, deve essere spesa all'interno di un circuito che l'accetta. Se però detti questo circuito fa parte lo Stato e l'accetta in pagamento di tasse, quella diventa moneta a tutti gli effetti. Per quanto riguarda le importazioni, bisogna vedere queste importazioni che cosa sono denominate, perché se sono denominate in dollari o in euro, bisogna approvvigionarsi di dollari e di euro. Allora, se noi siamo un gruppo di, per esempio, disoccupati, tutti con grandi capacità produttive, ma disoccupati perché il sistema della globalizzazione ci ha reso non competitivi e quindi i nostri servizi non sono euro in dollari. Noi invece riproduciamo lo stesso e facciamo la nostra moneta e ce ne scambiamo fra di noi, in modo che tu ti prendi le mie scarpe, io mi prendo il tuo vino, quello si prende il formaggio, prende servizi di cura della persona, quell'altro si prende servizi di education, eccetera, eccetera, e si può creare una società che vive così. Se poi siamo talmente bravi da essere in grado di creare un'eccedenza, cioè saturiamo la nostra domanda interna, dopodiché abbiamo un'eccedenza di vari prodotti, questi prodotti li ci procacciamo la valuta necessaria per comprare Perfetto. Non Dunque. abbiamo, Max, perdonami, non si è sentito più nulla a un certo punto.
è partita la voce. Vabbè, A che punto? da che punto? Vabbè, in sostanza proviamo di farla veloce, diciamo, riassumerla. La domanda era, immaginiamo che riusciamo ad avere questa moneta parallela e che sia una moneta che comunque abbia la fiducia delle persone, quindi riesca a circolare. Diceva Nino, che, anzi, il professor Galloni, perché qui sei in veste ufficiale, che sostanzialmente questa moneta viaggia su dei circuiti, quindi bisogna vedere se il circuito nel quale sta viaggiando è un circuito nel quale sono compresi, correggimi se sbaglio, Sì, è un questi. altro modo di dire quello che ho detto. Io ho detto semplicemente che tu puoi produrre qualcosa che fa parte di questo circuito, se però saturi il circuito, l'eccedenza la puoi vendere a un prezzo arbitrario e vendendola a un prezzo arbitrario diventi competitivo sul mercato esterno e ti procacci la valuta con la quale compri le cose che all'interno del circuito non sei in grado di produrre. Ok, allora Mike ci sta dicendo che sono le 20:45. Mike, se mi dici a che ora dobbiamo terminare così riesco a regolare anche per Sì, la ma domanda di finiamo meglio chiusura. perché mi sta venendo mal di testa perché. No, col telefono Sì, no, lo so, è infatti difficile. sarà Penso un'altra che avventura. esatto, perché anche Nino penso che sarà stanco Però a un certo punto parlare al telefono, quasi un'oretta se ci gli sono passa. domande ancora rispondo, se no per me va bene, ecco, con le cose le abbiamo Ma dette. io direi a questo punto di fare un piccolo resumé, Max, se puoi fare un piccolo resumé delle tre azioni che Nino ci ha dettagliato, rispondere alle domande che ci sono in chat e direi che a questo punto siamo, direi per questa volta arrivati ad Ama, anche perché immagino che chi segue ascoltare solamente, vedere una foto fissa non sia il massimo della vita. Quindi ricapitola per favore le tre azioni e rispondi alle domande che sono in chat e così possiamo chiudere la trasmissione. Allora, Nino, se volessimo dare un titolo alle tre azioni, potremmo dire che la prima, se ricordo correttamente, è quella della separazione dei poteri o comunque dei ruoli tra banca da Dei soggetti. dei soggetti, ok, cioè banca d'affari, quindi quella che va a speculare, e invece la banca Deve dare che credito deve dare alle credito ricchezze alle famiglie. economiche. Perfetto, quindi non deve entrare in queste speculazioni. La seconda è il ripristino della sovranità monetaria e Ok, in questo cioè momento avere il c'è l'euro, controllo noi. eccetera, significa fare questi certificati di credito erariali che possono essere utilizzati anche per pagare le tasse, ovvero immettere nel mercato dei buoni di acquisto che possano servire pure loro per pagare tasse e tributi. Questa è la seconda azione che si divide in due parti, diciamo così. Pronto? Sì, ti sto sentendo. Ecco, e infine E l'ultima, la terza, che poi c'è. mettere in piedi la banca pubblica per gestire il debito pubblico e le esigenze di liquidità dello Stato e anche di altre realtà, persino private, in modo concorrenziale rispetto a quello che fanno le banche ordinarie. Giusto per capire, quando tu parli di banca pubblica, se ho capito bene, sarebbe poi la tua proposta nel concreto di far evolvere la cassa depositi e prestiti in una banca pubblica, ho capito male. Certamente, poi si deve entrare un po' nel dettaglio, oppure adesso quando andranno in scadenza i monti e i tremonti bond, io penso che anche il Monte dei Paschi di Siena possa diventare una banca pubblica. Una cosa non esclude l'altra, ovviamente. Nino, ti lancio per la prossima puntata se ne parliamo un po' di più di questa cassa depositi e prestiti, perché credo sia un punto molto interessante, un centro enorme di potere economico, come hai detto tu giustamente prima, lì si Certo, gestisce il debito, il credito bisogna postale. vedere questo governo cosa ci vorrà fare. E beh, io penso che vorrà mungere, io così ho una sensazione che attingerà a pieni mani da questa cassa depositi e prestiti, ma Speriamo ce la che teniamo. si fa dei passi avanti e non si faccia dei passi indietro.
Speriamo. Beh, ce la metteremo tutta per dare dei feedback, compresi quelli che ci hai dato tu. È importante che ci sia un movimento politico che si preoccupa di questa, di questo aspetto, che non si svenda il patrimonio pubblico, che cresca il ruolo di questa realtà nel mercato sia primario che secondario dei titoli di Stato. Ok. Va bene? Ok, Nino, io ti ringrazio per le spiegazioni che ci hai dato. Tra l'altro hai avuto anche i complimenti alla chat perché era tutto comprensibilissimo e so che è difficile utilizzare termini comprensibili quando si scende sul tecnico. Speriamo che la prossima volta non ci abbandoni la chiavetta. La prossima volta speriamo che la chiavetta, che la chiavetta non ci abbandoni. Io Perdonami, ci sono un paio di domande che vi ero segnato sulla chat, okay, giusto per non dimenticarle. Viola Ferrante domanda: se con un referendum il popolo italiano decidesse di riavere la propria moneta gestita dal Ministero del Tesoro, fino a che punto il Parlamento può rifiutarsi? Il Parlamento può rifiutarsi di vabbè, fare. Ripeto la domanda perché l'ho capita perfettamente. Sì, cioè dice una richiesta che viene dal basso di ripristinare la sovranità monetaria. Esatto. Ma è un referendum di che tipo? Perché noi in questo momento abbiamo solo referendum abrogativi, dovremmo abrogare tutti i referendum che abrogassero tutte le normative europee che sono state approvate via via, togliendo. Tra l'altro però bisogna ricordare all'ascoltatrice che l'inizio della fine, cioè l'81, la lettera del ministro Andreatta, gran maestro di Enrico Letta, all'altro gran maestro Carlo Azeglio Ciampi, governatore pro tempore della Banca d'Italia. Beh, gran maestro stai parlando di P2. No, giusto per chi non l'avesse colta. È stata una semplice lettera, non è che c'è stato un dibattito in Parlamento, c'è stata una legge. Il referendum, che io sappia, serve per abrogare delle leggi, o al limite ci può essere un referendum propositivo, benissimo, ben venga. Il problema è che è più facile che, adesso la butto lì così, vista anche la mia esperienza di direttore generale in varie amministrazioni, è più facile che con la pressione politica si nominino dei bravi direttori generali, i quali si mettono d'accordo fra di loro sulla base di una linea politica e fanno la parte tecnica, il come, non so se mi spiego, una volta che si sia realizzato che c'è una certa volontà popolare, ovvero interesse nazionale in un certo senso. Comunque certo, ben venga qualunque forma di espressione popolare, della gente, eccetera, ma come la pensa la gente più o meno lo sanno, il problema è che non lo vogliono fare, bisogna cambiare i vertici, questa è la verità. Sarà una gara molto dura visto come si sta delineando il nuovo governo. Mike, ti faccio una nota di servizio, sì. Puoi comunicare a Matteo che stiamo per chiudere, perché io ho lo Skype che mi scrive in sospeso, quindi non so perché non riesco a comunicare. C'è un'ultima domanda, vero? Sì, c'è un'ultima domanda, nel frattempo la lancio così poi vedo di recuperare il buon Matteo. Allora, tu prima hai detto, primo punto, dividere banche d'affari da banche, diciamo, di deposito privato. Ma una domanda fa acqua calda, e che secondo me si inserisce nella stessa tematica. Non pensi che non si possa parlare di sviluppo e progresso economico finché una parte così importante del sistema, qual è il mercato finanziario, non è adeguatamente normata? Cioè, tu pensi che sia sufficiente dividere le due banche, le due tipologie, o bisogna anche normare meglio poi le due tipologie? Allora, teoricamente tu puoi dare delle regole al sistema finanziario, però la esperienza mi insegna che non le rispetta. Allora tu devi sterilizzare il più possibile gli effetti dei disastri, dei casini che fanno questi disgraziati della finanza sull'economia reale. Questo è l'obiettivo. Perché se tu pensi
capito. Fanno finta di rispettare le regole e non le rispettano, ne fanno di tutto e di più, quindi li devi mettere in modo che se fosse stata mantenuta la separazione che c'è stata fino agli anni 90, e fallivano tutti e nessuno se ne accorgeva, non so se mi spiego, qualche risparmiatore piangeva ma non moriva nessuno, non so se mi spiego. Sì, ho capito. Però è abbastanza triste, c'è questa tua affermazione, c'è questa sorta di impotenza che uno Stato ha nei confronti di un... Allora è più facile dire chiudiamo le borse, perché l'economia può andare molto meglio senza la borsa. Ma è più facile dire chiudiamo le borse piuttosto che regolamentiamo le operazioni che si fanno in borsa. Ho capito. Cioè, sì, per essere pratici. Ho capito. Sì, è così. Bisogna... In ogni caso, a questo punto bisogna fare, dire, accettare la realtà delle cose e regolarsi in funzione di quello che è. Quindi è molto più semplice dal tuo punto di vista chiudere le borse piuttosto che regolarle. Questo è se loro sanno che falliscono perché poi le banche centrali non gli danno liquidità illimitata, magari potrebbe che siano un po' meno scorretti. Ho capito. Vabbè, Nino, io... Perché tanto loro guadagnano, no? Loro guadagnano sulle perdite. E loro guadagnano sulle singole operazioni, non perché stanno valorizzando il capitale di un'azienda X o Y. Certo. La finanza non è gestita con criteri economici, è gestita con algoritmi matematici, è tutto un altro mondo. Perfetto. Io direi a questo punto, io non riesco a contattare Matteo, non mi risponde su Skype, direi che abbiamo chiesto uno sforzo abbastanza importante a Nino di seguire il tutto per telefono. Direi che è stato assolutamente gentile, chiarissimo, e mi auguro che ci sia la sua disponibilità a parlarci prossimamente più nel dettaglio della Cassa Depositi e Prestiti con un'organizzazione tecnologica un pochino più adeguata. Salutatemi Mike, ciao. Ti ringrazio tanto, buona serata Nino. Arrivederci, alla prossima. Ciao, alla prossima, buona serata, ciao. Arrivederci, ciao a tutti, ciao. Buon Max. Ok, allora, perfetto. Ciao caro, a dopo allora. Quando, figurati grazie a te. Ciao. Allora, ho appena sentito il buon Matteo. Togli pure la foto di Nino. Come? Ah, tolgo la foto di Nino. Sì, così almeno sei tu, ti si vede nel tuo splendore. Diciamo che Nino avevo uno status, è ancora online? No, Adea ha salutato tutti. Sì, no, sentivo, ma ho provato a chiamare Matteo per... Allora, in questo momento stiamo noi gestendo la cosa, quindi... Mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere e diamogli il tempo di rientrare a Matteo con calma, e se mai cerchiamo anche noi di commentare un attimino questa cosa, nel senso, Nino diceva che forse era meglio chiudere la borsa piuttosto che regolamentarla. Diciamo, mi rivesto un attimino anche io della veste di economista, non ai livelli di Nino Galloni, però nel mio piccolo io faccio questo per mestiere. E ti provo a porti io a te una domanda, proprio per chiamarmela, che è, tu hai idea del perché ci sia la borsa? Cioè, qual è lo scopo della borsa, oltre per fare i soldi? No, francamente mi cogli un tantino impreparato, la prossima volta me la scrivi in chat, vado in wiki, mi preparo e ti rispondo, almeno leggo quello che hai scritto. Perché ecco, no, il concetto è questo. Allora, nell'immaginario collettivo la borsa è questo grande palazzone dove ci si compra, ci si vendono azioni, però bisogna capire che cos'è. Tra l'altro in America le compagnie quotate in borsa si chiamano public company, quindi compagnie pubbliche, perché in realtà è un modo per chiedere alle persone di essere finanziate. Ti faccio un esempio. Io ho un'azienda, ci metto del capitale mio, dopodiché questa azienda cresce e ho bisogno di comprare nuovi macchinari. A questo punto io posso affidare alle banche, chiedendo un prestito, posso chiedere un prestito a altre persone, o posso dividere la proprietà
della mia azienda con le altre persone chiedendogli dei soldi. Quindi la borsa in sostanza è quel luogo dove si incontrano i desideri dell'imprenditore e di chi vuole investire. Cioè io non ho modo, ho poco denaro, non ho modo di costruire un'azienda mia, di investire, perché è poca la quota parte, o non voglio utilizzare tutto il mio denaro, ma mi farebbe piacere partecipare a una tua idea. Ecco, ci incontriamo in un luogo che è strutturato in modo tale da far sì che questi, tutti i piccoli investitori possano finanziare e mettere insieme quindi la somma tale che a te serve, per esempio, per accrescere la tua azienda. Quindi da un punto di vista meramente ideale, la borsa è un qualcosa che dovrebbe aiutare il mercato. Mentre invece cosa è accaduto adesso? È accaduto che per far sì che ci sia più mobilità di queste quote, si sono venuti a creare degli strumenti finanziari, i cosiddetti prodotti derivati, che sono fondamentalmente delle scommesse su altre scommesse. Perché fin quando io investo su di te, tu vai bene, tu vai male, se tu vai bene io prendo una quota parte. Invece ci sono questi prodotti, che sono dei prodotti che hanno un po' intossicato quella che dovrebbe essere la normale attività di una borsa, nella quale, per esempio, io acquisto pagando oggi ad un prezzo che immagino sarà quello di domani. Quindi io fondamentalmente sto scommettendo, anzi tu che mi stai vendendo, stai scommettendo che il prezzo scende. Quindi tu in realtà vai a guadagnare dal fatto che l'azienda sta fallendo. Quindi si creano questi paradossi allucinanti per i quali si acquistano e si vendono delle cose al Max, futuro. Perdonami, però c'è una questione... Cioè io non me ne intendo, rappresento l'uomo medio della strada che cerca di capire, ma è dichiaratamente, come dire, falso, è dichiaratamente pericoloso questa tipologia di investimento in borsa. E scusa, ma a questo punto gli stati perché semplicemente non li vietano? Cioè, allora, che senso ha? Cioè, se io vado in borsa per chiedere al mercato finanziario, io ho questa azienda, ho questo piano marketing, ho questo prodotto, questi sono gli studi di mercato, ci credete? Datemi i soldi per poter lanciare questo nuovo prodotto sul mercato, se va bene guadagniamo tutti, se va male ci rimettiamo tutti. Fin là niente da dire. Ma quando si entra in questo tipo di ragionamenti è dichiaratamente speculativo, cioè fine a se stesso, ma perché gli stati semplicemente non lo vietano? Magari dicono una fesseria. Ha ragione Alessandro che scrive in chat che la definizione è tecnica, anzi più che tecnica io la direi utopica, filosofica quasi, quella che ho dato della borsa, e si ricollega a quello che dici tu, Michele, cioè perché gli stati fanno sì che ciò accade. Ma io ti dico di più, gli stati hanno provocato ciò, ma c'è un motivo storico. Negli anni 80 c'era l'opposto. Negli anni 80, se io volevo investire in borsa, andare in borsa, non avevo tutti questi sottoproduttini, dovevo andare in una banca e sostanzialmente la banca faceva l'intermediario, ma erano solo dei grossi capitali che io potevo investire, e quindi in qualche modo era più vicino a quella definizione che abbiamo dato prima, con la grossa differenza che però si è considerato che il mercato fosse poco liquido. Nel senso che Michele Mazzavillani, per esempio, non ha accesso direttamente alla banca per investire, perché non è un grande investitore, o perché non ha grandi somme da investire. Negli anni 80 si è fatta la cosiddetta deregolamentazione. Si sono fatte sostanzialmente due cose. Sono state dotate le banche di statuti simili per poter operare in tutti i territori, e sono stati messi questi nuovi strumenti a disposizione, in modo tale che anche il piccolo investitore potesse entrare, quindi anche Michele, che non è un grande investitore, potesse entrare all'interno di quella che è l'investimento in borsa. Ciò però cosa ha provocato? Ha provocato anche che, essendo stata deregolamentata, sono nate tante piccole società,
che hanno, si sono customizzate, sono specializzate nei diversi tipi di investimenti. Questo è stato fatto apposta, o creato proprio dagli stati, sono state fatte leggi per far sì che ciò avvenisse, perché si pensava che così il mercato era più fluido, perché se io creo una piccola società che permette a Michele, piccolo investitore, di entrare in borsa, sto immettendo denaro all'interno della borsa. Questo però, se tu ti fermi un secondo e immagini, hai creato, facendo così, una galassia di piccole e piccolissime aziende che più che aziende società che aiutano le persone a entrare in borsa, che però sono poco controllabili, anzi sono totalmente incontrollabili, perché infatti, chiunque a quel punto ha accesso alla borsa, e chiunque ha accesso alla borsa si creano le frodi, si creano quello che ti avevo detto prima, ovvero i future, io vado a scommettere sul fatto che dopo lui fallisce perché lo pago, vengo pagato al prezzo che è stato stabilito oggi e non quello al futuro, quindi la differenza è il mio guadagno. Però a questo punto io posso commettere anche azioni molto scorrette. Tutto ciò rimane comunque nell'ottica di scollegare completamente quello che è un concetto dalla sua realtà, cioè diventa una mera speculazione che poi con la realtà economica non ha niente a che fare, è un gioco finanziario finalizzato solamente ad avere degli utili. Sì, alla fine questo è il rischio. Cioè, la realtà più che il rischio, ormai è la realtà, credo. In realtà è che lo scopo nobile, ora non sto a dire se è fatto apposta o meno, poi ognuno ha le sue idee. Fatto sta che sia un po' spinto verso questo, quindi io non riesco a credere nella nobiltà d'animo di chi lo ha messo in piazza, ma lo scopo nobile è appunto quello di favorire l'accesso al credito da parte delle aziende in borsa. E fino là. E il problema è che però c'hai come contropartita tutto il casino che abbiamo detto prima. Quindi, Matteo ci dice è arrivato. Direi che a questo punto ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso, i nostri 12 spettatori collegati sul canale del Meetup Europa e tutti quelli che ci hanno seguito sulla cosa. Vi ringraziamo, ci scusiamo per il disguido tecnico che ci ha accompagnato questa sera, promettiamo che la prossima volta che ci collegheremo con il dottor Galloni, con il professor Galloni, avremo un supporto tecnico migliore di quello di questa sera. Lascio a te Max i saluti, grazie a tutti ragazzi e alla prossima. Ciao Michele, ne approfitto anch'io per salutare e soprattutto per ringraziare i ragazzi che sia nella chat del Meetup Europa che nella chat della Cosa ci hanno posto spunti e domande, e invito a farlo sempre. Perché la cosa più bella quando si fanno questi tipi di interventi che noi proviamo a fare per cercare in qualche modo di trasferire quelle che sono le conoscenze dei nostri invitati al movimento stesso e a chiunque li voglia vedere, proprio il creare questa sorta di interazione con i nostri interattori, come li definisce il buon Matteo. Anzi, ne approfitto anche per salutare Matteo, che ci ha ospitato, che ci ha dato la possibilità, ecco, di uscire, e gli ripasso la parola. Quindi a questo punto mi attendo, cioè sono l'altro computer con la cosa, attendo di vedere spuntare il viso del nostro buon Matteo e essere sicuro che abbiamo chiuso, o almeno avere un feedback in chat. Ecco qua.